cordiale benvenuto amici di 100 Voci, una particolare momento della nostra rubrica perché dobbiamo parlare di un lupo molto particolare perché è un lupo che non attacca, non aggredisce, anzi viene bastonato. Perché questo lupo è un lupo diverso e particolare ce lo spiegherà il suo creatore, il suo autore, che è Guido Silvestri, in arte Silver, che abbiamo il piacere di avere con noi. Grazie, eccoci. Allora, buonasera innanzitutto, grazie per essere qui con noi. Questo lupo è un lupo sui generis. Perché sui generis? È un lupo ma non è un lupo? Intanto perché dura da anni, che non è poco, che non è poco, ha un colore molto particolare, non si ha notizia di altri lupi, e poi perché è un lupo soprattutto che ribalta lo stereotipo del lupo, del lupo cattivo, ecco, per intenderci, insomma, del lupo albardo. Di fatto comunque rappresenta un tipo umano, ecco, che per certi versi mi somiglia, così come anche gli altri personaggi somigliano ad altre persone che conosciamo. E ovviamente un lupo che vive, poi questo lupo vive in una fattoria, la fattoria Mackenzie. Perché la fattoria non è italiana? Questo è vero, sì, me lo sono sempre rimproverato. Però io sono non è un figlio... rimprovero, no, perché si immagina... No, lo so. Me lo sono rimproverato io, perché io sono cresciuto con alcuni miti, uno dei quali, tra i tanti, devo dire, è Will Coyote, al quale il mio lupo assomiglia moltissimo. E Will Coyote si muoveva in questo film, ma anche in queste fattorie, molto anglosassoni, no? con il fienile, con il tetto rosso, che possiamo trovare anche nella fattoria di Nonna Papera. Nonna Papera è stata un'altra lettura, insieme a tutti quanti i personaggi Disney, che mi ha molto influenzato, insomma. Quindi l'ho voluto collocare in un mondo immaginario che rendesse un po' omaggio a questi personaggi che mi hanno influenzato fin da bambino. Non è questo lupo non è un lupo autobiografico, questo lo dobbiamo dire. Non rappresenta insomma il suo creatore. Assolutamente no, anche se è chiaro che dovendo dare vita e voce a un lupo che poi rappresentava un giovanotto intorno ai 25 anni quando l'ho creato, ne avevo grosso modo 25 anch'io, per forza di cose lui doveva vivere delle stesse esperienze che stavo vivendo io, insomma, per cui in qualche modo, anche non volendo, ci mettevo dentro me stesso, ci mettevo dentro il mio modo di vedere le cose. Però non ho mai cercato di fare qualcosa di altro, non era mia intenzione. Quando è nato nella mente di Guido Silvestri il lupo? Il lupo nell'immaginario, insomma, delle fiabe, no? È il lupo cattivo, il lupo nero, si immagina un lupo, insomma, una figura molto, molto aggressiva, molto cattiva, insomma, un lupo che crea problemi. Invece lupo Alberto è un lupo quasi poeta, molto romantico e soprattutto un pacifista. È un lupo innamorato, diciamo. Sì, a parte, sì. Nella sua prima apparizione, anziché
anziché mangiare una preda, ci si innamora, diciamo. Quindi, ecco, è un lupo, come si diceva prima, sui generi. E mi è piaciuto rimarcare questa immagine un po' stereotipata, insomma, del lupo. E si parla già di quasi 50 anni fa, quindi allora il lupo era ancora visto veramente come un amico, come un animale feroce, da cui guardarsi, con il quale si mettevano i bambini. E in questi anni pensiamo a quanto è cambiata la coscienza anche rispetto all'ambiente, perché oggi ci sono i comitati di difesa del lupo. Allora il lupo era soltanto qualcosa da sterminare, da uccidere, da eliminare. C'è anche un aspetto, come dire, adesso non voglio dare una lettura sociologica, insomma, lungi da me, perché oltretutto non sono un sociologo, però mi piace molto questa idea del lupo che si innamora della gallina Marta. Quindi una sorta, che può sembrare una sorta di contraddizione, ma è fantastica questa cosa del lupo che si innamora della gallina, no? È davvero, ecco, una cosa probabilmente impossibile, però è bella, è carica di un forte significato simbolico. E poi questa vita in questo villaggio, questa fattoria, no? Che sicuramente attraverso gli animali rispecchia il villaggio nostro, non voglio dire un villaggio globale, ma il nostro villaggio, la nostra esistenza. E anche questo, cioè anche, come dire, osare anche l'impossibile. Ma io veramente all'inizio, quando ho creato questa cosa, non avevo l'età e la maturità per immaginare tutti quanti questi significati reconditi all'interno di questa cosa. Io ho semplicemente seguito un insegnamento di tutti quanti i maggiori umoristi, che è quello per cui l'umorismo, una battuta deve essere il ribaltamento di una situazione comune. Nella prima striscia in cui il lupo appare, appunto, ho operato questo ribaltamento. Il lupo si avvicina al pollaio, lo scassina per prendere una preda, si allontana nel bosco, il lettore si aspetta che il lupo divori la gallina, invece i due si baciano teneramente e si capisce che sono fidanzati. È fantastico. Ecco, una battuta è diventata il perno attorno a cui ha ruotato tutta la situazione, attorno alla quale sono nati altri personaggi, altre personalità, insomma. Ecco. Anche il ruolo della talpa di Cesira, no? è fortissimo questo, anche il ruolo, questa rivalutazione anche della talpa, il senso di questo scavare, di andare al di sotto. Quello sì, perché faceva parte di un'altra dimensione, insomma, cioè c'era la dimensione sopra la terra, con tutti gli animali da cortile, il maiale, il tacchino, e c'è anche una dimensione sotterranea, che è quella del calcio. Sì. Io immagino che da sotto ci sia una sorta di mondo parallelo, il calcio è fatto di altri animali che vivono sotto terra. Come vive Lupo Alberto in questo mondo così cosiddetto globale, insomma, dove siamo più o meno tutti interconnessi, no? Si usa molto dire siamo tutti interconnessi. Come vive Lupo Alberto questo villaggio McKenzie inserito in questo mondo? Che come lo vive? Secondo me non lo vive molto bene. Ma la fattoria ovviamente subisce tutte quante le influenze del mondo esterno, anche perché è una fattoria che si mantiene ovviamente al passo coi tempi.
c'è sempre lo spaventapasseri, sì. Però insomma, tutti quanti ormai, anche questi personaggi usano i social, usano il telefonino. Pensate che nelle prime strisce di Gruppo Alberto, per comunicare, il gruppo aveva questo vecchio telefono proprio con la suoneria a manovella, invece adesso comunica con il cellulare come tutti quanti. Quindi il tempo si è fermato per loro e quindi affrontano l'attualità come tutti quanti personaggi che, pur avendo trascorso ormai una cinquantina d'anni, comunque sono sempre fermi alla stessa età con la quale sono nati, e quindi affrontano questo mondo come lo affrontiamo noi. Un mondo molto molto bello, insomma. Adesso il mondo dei fumetti, per coloro che amano, tanto è vero che il fumetto, contrariamente a quanto si pensa, insomma, continua ancora, non è in disuso, ma viene apprezzato, tanto è vero che ci sono tante cosiddette fumetterie, no? Dove c'è questa rivalutazione, proprio c'è un recupero del fumetto. Il fumetto lo possiamo considerare, e in questo caso anche Lupo Alberto, chiaramente, una sorta di diario e di, come dire, anche un tuffo all'interno proprio della vignetta, in modo tale che un rifugio, ecco, questa è la parola che mi viene in mente, una specie di rifugio, il fumetto. Che non è solo evasione, non è evasione, attenzione. Io penso proprio che ognuno di noi, vedendo una striscia, leggendo un fumetto, è come se si elevasse in qualche modo, si distacca, ma si elevasse, ecco, si creasse una forma di rifugio bello, poetico, che piace. Si entrasse in un'altra dimensione, diciamo. Sì. Per quanto mi riguarda, è sicuramente così. Anzi, io l'ho spesso affermato, quando mi chiedono perché hai cominciato a fare fumetti, come, io ho sempre pensato di averlo fatto da molto giovane, da molto piccolo ragazzino, proprio per crearmi una mia passione, un mio rifugio dalla quotidianità che non mi piaceva, che mi infastidiva, insomma. Quindi mi rifugiavo in queste cose, nei fumetti, e li creavo lì io stesso, proprio per creare un mondo a mia misura e dimensione, ecco, come lo desideravo. Ho fatto Lupo Alberto perché mi sembrava che fosse una cosa che mancava in quel momento. E molti, nel corso di questi anni, mi hanno scritto proprio ringraziandomi perché mi avevo offerto questo rifugio, in cui mi sono rifugiato anch'io. E poi il mestiere è diventata un'espressione, è diventata, insomma, una sorta di bottega, ecco. Però l'impulso iniziale è stato quello proprio di crearmi una specie di rifugio antietomico con il quale andare nei momenti di sofferenza, proprio, insomma, di sofferenza. Cioè. Sicuramente Lupo Alberto continuerà ad esistere, continuerà a piacere. Secondo la matita che ha creato Lupo Alberto, è rivoluzionario anche il fumetto, ecco, può essere rivoluzionario nel senso proprio di cambiare le cose. Lo è già stato, perché intanto ha creato un linguaggio che non esisteva prima, no? Ecco, ha permesso a tante persone di raccontare delle storie, di raccontare la propria storia. Questo è molto importante, perché è un mezzo molto povero, nel senso che chiunque con una penna e un po' di carta può raccontare delle storie bellissime, che possono anche diventare
dei film, delle serie televisive, eccetera, insomma. Quindi questo è già di per sé rivoluzionario, che possa innescare delle tendenze è altrettanto sicuro, insomma, e lo ha anche già fatto. Molti critici hanno parlato di Shoah, hanno parlato di temi molto profondi e dolorosi proprio con il fumetto, e quindi è certamente un mezzo rivoluzionario. Dà fastidio quando si tenta di psicanalizzare il fumetto? Secondo me è sbagliato, cioè quando si vuole dare una lettura psicanalitica, no? Io penso che... Dà fastidio quando si psicanalizza questo come se fosse qualcosa di extraterrestre. Perché non si accanisce a psicanalizzare, che so, il cinema, la pittura. Il fumetto è qualcosa che si vuole la forza far rientrare in qualche nicchia, casella, che non è letteratura, che non è cinema, che non è televisione, che non è narrazione, insomma, quasi se desse fastidio a molti per dei motivi che non riesco a comprendere. Sì. Per cui ci sono anche queste polemiche, quando si vuole diciamo insinuare che qualcuno è molto colto, si dice: ah, ma tu hai letto soltanto Topolino, ecco, qui proprio è una frase fatta che tu lo sì, spesso, infatti, infatti. Cuotito, perché io moltissimi come me il primo approccio con Dante, con l'Orlando Furioso, eccetera, l'ho avuto proprio con Topolino e Paperino, ma moltissimi come me, non c'è nessun problema. È un no, no, prego, prego, prego. È un metodo di divulgazione che ha il diritto, che ha lo stesso diritto di qualunque altro. E infatti, io lo immagino, e questa è la cosa che le chiedo, è nato nel 74, no? E comunque, sì. Diciamo, ufficialmente è nato nel 74 con le strisce sul Corriere dei Ragazzi, ma la sua esperienza è nata nello studio di Bonvi, Sum Struper, giusto per ricordare a chi ci segue. Io immagino, perché chiaramente chi scrive, chi crea i fumetti è come Fedro, insomma, no? Come Esopo, ecco, li paragono a questi grandi che raccontano anche con Lodi, per esempio, Pinocchio, oppure anche a Rodari, per esempio, ovviamente facendo le dovute proporzioni e i dovuti raffronti, chiaramente. Per cui io immagino, ecco, uno come lei, come tu, permettimi, insomma, di darti da tu... Che ha attraversato, e quindi attraverso il fumetto, attraversa la storia, attraversa i cambiamenti della storia, no? E dato che tutto questo nasce dalla mente, ma io credo anche dal cuore, che lettura, questo percorso, man mano che si va avanti, ecco, un creatore che secondo me è un poeta, necessariamente un poeta, o comunque adesso non è una sviolinata, per carità, però dico tutti quelli che no, ci mancherebbe altro che fosse una sviolinata, però ecco, si rattristano un po' per vedere la società che cosa sta succedendo e quindi ne prendono un po' le distanze. Ma diciamo che sì, quando ho cominciato nel 74 a fare questo romanzo, che poi è stato ideato prima, insomma, io l'ho elaborato per qualche anno prima. C'è un modo di fare le cose che è molto diverso da quello di oggi, quasi 50 anni fa, ovviamente. C'è un conto, però rimane il personaggio, la professione.
tutto quello che io, questo mondo che io ho creato, diciamo, che è sempre rimasto, è sempre rimasto in modo uguale, se non altro è il suo autore, cioè io, purtroppo cresce, o per fortuna, insomma, diciamo, comunque cresce e affronta le cose in modo diverso. E il lupo con i suoi compagni di scena è sempre rimasto lì, alla stessa età, alla stessa situazione, uguale. Io mi sono evoluto, mi sono sposato, ho messo in moto i figli, ho fatto di questo lavoro che prima era una specie di hobby, diciamo, ho fatto una professione. Ecco, quindi per me è un po' la mia bottega. Se all'inizio lo potevo vivere come una sorta di missione, adesso è una bottega. È una bottega. Apro la mattina e la sera chiudo, conto quanto è rimasto in cassa e poi vado a fare la spesa per dire. Insomma, è un mestiere. Non dico che abbia preso il gusto di farlo, però lo affronto in modo diverso rispetto a 50 anni fa, sicuramente. I manga ti piacciono? Ti piacciono? Dovrei rispondere no, perché non sono con quella cultura. Noi siamo stati influenzati moltissimo per quanto riguarda il fumetto, ma anche gli altri media, il cinema, la letteratura, per quanto mi riguarda, siamo stati influenzati dalla cultura nordamericana, gli americani, insomma, ecco. I manga sono venuti in Europa rappresentando un altro tipo di cultura, un altro mondo, un'altra dimensione alla quale non mi sono avvicinato in modo molto superficiale. È certamente qualcosa di molto interessante, ma non sono mio, non fa parte di me. Quindi io questi fenomeni che sono stati veramente importanti e che ancora sono, guardo con molta ammirazione e con molta attenzione soprattutto, però non ho una cultura manga, insomma. Come immagina il futuro, Lupo Alberto Guido Silvestri? Per quanto riguarda la professione, sempre, Sì. insomma, il fumetto è diventato qualcosa di molto meno popolare rispetto al passato. Il fumetto serve, viene utilizzato per raccontare delle storie di grana molto più fine rispetto a quanto avveniva qualche decennio fa, e questo secondo me è un bene. Chiaro che non è più un fenomeno popolare come lo poteva essere dagli anni 50 agli anni 70. Per quanto riguarda il futuro mio, insomma, io sono prossimo alla pensione, quindi Vabbè, credo ma voglio che dire, sia ma giusto. si continuerà anche Sì, ma perché. io ancora mi diverto e E quindi appunto, è appunto. Voglio dire. sono ancora qui con i miei appunti, guardate, ancora qui, Lunga faccio vita al ancora. Silver. Lunga vita al Grazie. Silver. Si sposeranno Lupo Alberto e Marta? Metteranno Sì, io ho promesso che lo faranno famiglia? il giorno in cui lo faranno anche Topolino e Mimmi, ecco, allora lo farà anche lui. Promesso. Si sposeranno, ma chissà che cosa succederà, insomma, voglio dire, cosa succederà. Per dare un suggerimento, così diciamo, di utilità sociale, dal momento che ovviamente non fanno
procreare, però c'è l'introduzione, l'affido, che sono sempre delle cose molto belle, ecco. Certo. Teme una revisione del suo Lupo Alberto più in là? Io Un vorrei che avvenisse. revisionismo di Lupo Alberto? Vorrei che avvenisse, al contrario di tanti metodi che hanno voluto che la loro creatura finisse insieme a loro. Per esempio, Schulz ha dato posizioni che nessuno continuasse la sua specie, ha fatto benissimo, rispetto profondamente per questo, però io. Al contrario, vorrei che il personaggio non si capisse, anche rivisto, anche rimaneggiato dai traduttori che gli sappiano dare una vita nuova, un aspetto nuovo, insomma. Questo mi è venuto piacere. Se cambiassero colori al Lupo Alberto da blu diventasse, non lo so, bianco. Se potesse, per dire, a mantenerlo in vita per altri 50 anni, perché no? Io la ringrazio e mi piacerebbe, anzi, voglio chiudere perché le sue strisce terminano sempre con, come dire, no? Con dei messaggi, diciamo, delle chiuse molto, molto, molto significative, almeno per quanto mi riguarda. E ce n'è una che secondo me è fantastica, tra le tante, col quale voglio chiudere questo nostro breve incontro con Lupo Alberto, con Guido Silvestri Silver, che dice, a proposito di una striscia, e anche quell'estate placida e assolata, trascorse senza drammi, consegnandosi al grande archivio della vita. Io penso che è da brivido questa frase, insomma, consegnandosi al grande archivio della vita. Noi ci congediamo qui, grazie a Guido Silvestri, Silver, e grazie a Lupo Alberto. Mi piacerebbe concludere con un mezzo ululato, che non è un lamento o un latrato, ma un inno, come dire, di forza e di ottimismo. Grazie a Guido Silvestri, grazie ancora a Silver e grazie agli amici di 100 Voci. Grazie, alla prossima.